qualche mano mi insegna. Mimmo Ferretti, buongiorno. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Valentina, buongiorno Danilo, buongiorno. Buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Oh, grazie. Da parte di bene, bene. Ascolta. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Una mattinata. Avete parlato? Abbiamo parlato di richiamo. Anche ti devo dire anche. Guarda, di cattiva cucina. Di cattiva cucina, abbiamo parlato un po' di tutto, sì. Di buona e cattiva cucina, ma soprattutto di moviola. Sì. Abbiamo preso spunto. Dai, sì. C'è niente meglio da farlo. Esatto. Niente. Abbiamo preso spunto da queste posizioni contrastanti, da una parte Allegri, dall'altra Gagliani. Beh. Uno ha detto che la moviola la vuole, l'altro no. Ma guarda che strano che l'allenatore della Juventus non voglia la moviola. Ma com'è? È veramente strana sta cosa. Ci faceva strano però... per noi, veramente. Vabbè, dai, magari sono delle concezioni radicate nel tempo, eccetera, eccetera. Insomma. No, lui dice non che è... era dello stesso parere anche quando era al Milan, ora non sì, so. Sì, uguale. Uguale. Si è detto. Non si è mai lamentato lui. Non si è mai lamentato. No, ma la moviola è un po' particolare come discorso. Se proprio invece volete far cascare dentro tutte le scarpe. È un po', dai. Un po' particolare perché ha mille sfaccettature l'utilizzo, quando, come, dove, perché, in che momento, in quali circostanze, insomma non è facilissimo dire mettiamo la moviola in campo e immagino che ne avete parlato, insomma sì. Di tutte le varie ipotesi che si possono fare, fermare il gioco, non fermare il gioco, ripartire da dove fare ripartire, tutte queste cose qui, quindi lo trovo un po' complicato. Poi devo dire anche un'altra cosa, amico, il fatto che sia stato da vecchio a proporre l'Italia come paese cavia, diciamo così, come esperimento per vedere che cosa succede con una moviola in campo, secondo me all'UEFA gli fanno un pernacchione e lo mandano a Kegger, diciamo così. Sì. È possibile, ma secondo te vecchio è convinto, è stata un po' una manovra politica per, no? Non so. Ma non lo so, devo dire che la scenetta ieri sera del quadretto da vecchio Magalli Lotito è stato veramente, come posso dire, edificante. Madonna. Edificante quando ieri hanno inquadrato la tribuna di Renzo Barbera di Palermo, questo terzetto che comanda il calcio italiano, devo dire che io mi ho avuto un fremito. Posso dire di aver avuto un fremito? Sì, sì, lo puoi anche dire. Perché poche ore prima, insomma, un paio d'ore prima, 3 ore prima, era arrivata in redazione la notizia, l'agenzia che riportava Lotito come praticamente insultasse i giornalisti dicendo che gente non attendibile, sì. Dimenticando che ai noi anche lui è un giornalista pubblicista, quindi è come se si fosse dato una mazzata sulle gambe, diciamo così. Siamo gambe. Però va bene. Ci sta tutto nel personaggio, no? L'unica cosa che mi ha un pochettino preoccupato e vorrei capire perché, come mai non aveva la tuta dell'Italia ieri in tribuna. Perché non pioveva, faceva caldo. Perché faceva caldo, stava bene. Però una bella tutazza, eh? Anche quelle tutte sgargianti con tanto di sponsor andrebbero bene. Sto cercando di sviare dal discorso nazionale, anche se poi non ce la faccio a non parlarne. È un commento d'acero, dai. No, devo dire che mi ha fatto molto sorridere l'accurata richiesta di calcio di rigore di Bonucci nel primo tempo. Però io poi ho detto ricordate che non sei in Italia dentro di me e magari i calci di rigore non te li danno così con grande facilità, soprattutto se sei tu a chiederli. Per il resto una partita abbastanza imbarazzante, diciamo, no? Sì, e, non lo so, comunque non rappresenta al 100% quelli che sono i miei, come posso dire, non dico valori nazionali, ma comunque insomma non mi rappresenta questa nazionale al 100% e quindi ne parliamo giusto per dovere di cronaca. Per uomini chiamati a rappresentarlo o per sistema di gioco non ti rappresenta? Per gli uomini che sono chiamati a rappresentarla, ma non certamente parlo dei giocatori spiccioli, nel senso che poi sta lì, chi comanda chi sta lì, chi ci ha messo chi sta lì e tutte queste cose qui, insomma. Okay. Non fa parte proprio del mio modo di... ma non di vedere il calcio, proprio di affrontare proprio, come posso dire, la vita. L'unica cosa che io riconosco a Antonio Conte, questo sì, al quale non riconosco il fatto di aver detto chi sgarra se ne torna a casa, Bonucci ha sgarrato, mi è rimasto lì. Mm-mm. L'unica cosa che io continuo a sottolineare in positivo di Conte, che non chiama Balotelli, che è il più grande bluff, credo ormai si possa dire, degli ultimi 10 anni del calcio italiano, che era stato considerato come un autentico fenomeno, il salvatore della patria, quello sul quale poggiare tutte le fortune del calcio italico, come direbbe qualcuno che ha fatto le scuole alte, in realtà invece è un calciatore modesto, che ha fatto una carriera sovraesposta rispetto a quelli che sono i suoi valori, ha guadagnato, beato lui, tanti dei quei soldi che probabilmente altri del suo valore, se non di un valore maggiore, avrebbero meritato, meriterebbero di guadagnare, però stiamo un po' sviando, io vorrei parlare della Roma. Oh. Se non vi dispiace, avete presente? Noi sì. Siamo sempre contenti. Tu e io no, a essere Roma?
La conosciamo però è inevitabile quando si parla di Roma parlare pure di Juventus, Mimmo, no? Certo, come mai secondo te? Perché insomma, come mai hai fatto questo volo pindarico? Mi preoccupo, ormai l'abbiamo archiviata, no? Juventus, mi preoccupo di quello che sarà da qui in poi il campionato, no? E se sarà sempre una passeggiata per la Juventus. Una domanda, scusami, sì, prego. C'è solo Juventus, la gioca, no? Questo, so. Capito? No, aspetta, cioè, perché dai. Berardi che ha detto, già non essendo squalificato, che ha riportato una distorsione ieri nella partita dell'Under 21? Ha già allertato il pronto soccorso che si sentirà male la notte e prima. Zazza? Probabilmente. No, Zazza. Zazza proprio contro i fratelli bianconeri che giocano all'Unazzurro, vedrai che, no? I fratelli quindi, non si offendono. Quindi tu devi semplicemente, ecco perché mi rilancio a quello che dicevi, io l'ho preso un pochettino da lontano, è che tu devi battere assolutamente il Chievo, perché i tre punti che ha di vantaggio oggi la Juventus continuano ad essere tre. Non c'è il minimo dubbio, cioè ci sono delle partite che sono scontate. Cioè, il grave danno che è stato arrecato da questo signore Rocchi alla Roma è che ha ridato poca credibilità a tutto il campionato, nel senso che la Juventus va a Empoli, vince, va a Sassuolo, si scansano, va a casa del Cesena, si levano, capisci quello che ti voglio dire? Non sì, ti dico sì. Poi quando vanno queste squadre a giocare allo Juventus Stadium, no? Vabbè. Alla fine è che tu sei a pari merito, anche con un pareggio, poi le squadre sarebbero rimaste a pari merito in vetta, te la puoi giocare dicendo, vabbè, una botta io, una botta te, una botta tu, una botta io, e si va avanti così. Adesso la Roma si pone già nella condizione che non può non battere il Chievo. Perché se non batte il Chievo, la Juventus allunga di più, perché non c'è partita la Juventus. Cioè, sta solo Juventus, non è una partita. No, assolutamente. Capisci? Il giorno in cui ci sarà Napoli-Roma, c'è Empoli-Juventus, è una partita secondo voi? No, quella no, io vedo poche partite. Allora, quali sono le partite ancora che restano sulle quali puntare, diciamo così? Mentre al tempo stesso, ricordate, caro Danilo, che tu le devi vincere tutte, eh? Sì, esatto. Perché mentre tu le devi giocare tutte, perché le devi recuperare. Tu dimmi quali sono le partite. Milan-Juventus c'è stata, quindi c'è la Juventus-Milan. Una partita? Inter-Juve-Juve-Inter, una partita? Sono poche, sono queste qua. Sono poche. Fiorentina-Juve, forse, guarda, pensa che te dico. Fiorentina-Juve è una partita. Fiorentina-Juve secondo me è una partita. La Lazio si scansa. Guarda, di no, questo lasciamo stare. Quindi arriviamo poi al primo marzo, giusto? Sì. Perché la Juventus si giocherà il primo marzo? Sì. 3, 5, quando si gioca? Te lo dico subito. Vabbè, i primi di marzo. Il primo marzo. Primo. Vabbè, io che avevo detto? Primo marzo. Ok. Dai. Scopa. Attenzione. Un brivido. No, dicendo anche che si possono già acquistare i biglietti, voi lo sapete, no? Non vorrei fare propaganda a favore della S Roma, non faccio parte, sono ufficio stampa o comunicazione, però. Però vorresti come col Bayern. Per Roma Juventus, eh? Sì, sì. Attraverso internet. Internet. Sì. Quindi nel caso in cui uno volesse portarsi avanti con il lavoro potrebbe farlo. Quindi la partita decisiva, poi se la Roma poi le vince tutte, perché la Juve da qui, io non lo so, faccio fatica a pensare dove possa perdere punti. Possiamo fare uno switch, come direbbero quelli bravi, andare direttamente a marzo? Sì. Se la giochiamo subito, rigiochiamo se Roma-Juventus, cioè non dai, le giochiamo le altre, cioè, facciamo Roma-Juventus, dai. Ma quindi mi stai dicendo che la Juve supera i 100 punti come lo scorso anno? Vabbè, ma se dove non arriva lei arriva Rocky and Roll, che devi fare? Che dobbiamo fare? Il compito della Roma è non perdere nessuna, Mimmo è arrivata al primo marzo. Valentino, se ti interrompo, prego, dopo la tripletta di Rocchi, la tripletta di Chiellini, Chiellini sì, ne fanno tre a botta, sì, io te lo dico, abituatevi. Sapevatelo, però è così, Ma se non c'è possibilità, allora dobbiamo dare ragione alle parole a caldo di Francesco Totti. Ma tanto, dai, ma dai. E allora di conseguenza. Avevi dubbi che il capitano avesse sbagliato? No, il capitano non sbaglia mai, però di conseguenza ti chiedo la tua posizione su quello che ha detto Pallotta. Ma insomma, ne ho parlato l'altro giorno, e poi te lo ripeto. Io ero tra quelli che martedì era abbastanza arrabbiato perché la Roma era stata presa a male parole in televisione, oltre che diciamo in precedenza era stata messa male fatti dall'arbitro Rocchi a Torino. Io non ho credito che uno come il Nedved innanzitutto nominasse Totti, questa è una cosa che mi dà molto fastidio, senza che mi sono autorizzato a farlo, e soprattutto che avesse detto quelle cose. Mi ha dato molto fastidio che Marotta si è preso il suo Areuzzo e da Torino è venuto a Roma, si è fatto vita al processo, ha cominciato a dire delle cose contro la Roma e contro Totti, trovando una resistenza nulla
perché c'era soltanto lì la signorina Francesca Brienza, che non era in rappresentanza della Roma, ma che è stata fatta passare come una della Roma, perché c'era il gioco al massacro contro la Roma. Benissimo, io ero da quelli che ha sostenuto la tesi secondo la quale c'era bisogno che la Roma in qualche modo dicesse qualche cosa. Poi io ho detto queste cose e tutti i famosi lecchini di professione, quelli di regime, hanno detto: ah no, che brava la Roma che ha dimostrato grande classe nel non esporsi. Il giorno dopo ha parlato Pallotta e tutti i lecchini di professione di regime hanno detto: che bravo il presidente che ha risposto, ha preso posizione, eccetera eccetera. Allora state tranquilli che se Pallotta avesse risposto martedì, gli stessi che hanno detto ha fatto bene la Roma non risponde, avrebbero detto: che bravo Pallotta, guardate come ha risposto, certo, bene. Buono tutto, perché no? Poi quando uno è soldato e deve mettersi sull'attenti, e comunque sta sempre sull'attenti. Ma detto questo, a me le parole in ritardo di Pallotta, che se evidentemente ha parlato giorni dopo, si era reso conto che forse doveva parlare anche prima, gli faccio i complimenti per come ha affrontato tutta la faccenda. Mi è mancata all'appello la nomina di Totti, non soltanto per dire non ce l'avevo con lui quando ho fatto quel comunicato, ma per dire magari una cosa del tipo anche vicina, che gli somiglia, che non fossero state proprio queste parole, io sarei stato lo stesso contento, tipo: e comunque il nostro capitano va rispettato fino in fondo. Tutto qua. Però non è roba vecchia, dai. Sì, sì, questa sì, è roba vecchia. Stiamo voltando la pagina della settimana. Sì. Oggi è sabato, ma come se fosse domenica di fatto, no? Eh sì, perché poi insomma si rigioca di sabato. Però più che questo discorso in particolare, a me interessava capire se paga l'atteggiamento della Roma, perché prima ci confrontavamo, partiamo dal campo con Max e con Valentina, anche con gli Max ascoltatori. Max Tonetto. C'era Max. Ma l'una che c'ha la ritirata, Sì, esatto. Aveva la grigia pronta, anzi la macchina, immagino. Sì, macchina ci ascolta. Radio, no, ascolta solo noi. Ah, benissimo. Sennò siamo tutti strugge, come cantava Pupo, quello è a sud di noi, esatto. Ah, su no, di noi, esatto. La canzone preferita di Totti, sì. Anche inarrivabile, come no, che l'aveva dedicata a un altro dirigente. Sì. Ma lei no, ma mi sei dando una notizia, è arrivato, grazie. Ma tu poi non è che lo conosci bene Totti? No. Stai a sentire me, a terminare insieme io con Pupo. Io facevo i granatieri e lui faceva il fante. C'era un piccolo dislivello di altezza, però va bene così. Però ti dicevo, ci confrontavamo su cosa paga nel campionato italiano, perché la Roma fa questo esercizio di però stile. Mi devi arrestare, cioè mi faccio arrestare. Esatto. Cosa paga però? Però questo è il tema. Se la Juventus al minimo episodio contro protesta in tutte le sedi, fa un casino e poi puntualmente poi non gli accade più nulla e ottiene. Se puntualmente chi si lamenta davanti alle telecamere poi comunque viene risarcito in qualche maniera, vuol dire che la protesta, attenzione, fa il male del calcio ed è un uomo pericoloso. Questo è solito di Totti, non ti dimentica mai. No, infatti, infatti sto con te in questo. Cioè, se uno protesta, quindi, e poi puntualmente paga, non facciamo riferimento allo specifico. Chi ruba è uno bravo, e chi dice guarda che mi hanno rubato è un farabutto, e lui diventa il farabutto. È brutta questa cosa, però. Sì. Non c'è nessun riferimento, sia chiaro, no assolutamente. Però volevo anche dire che come se ne esce. Allora vi faccio questa domanda a entrambi i due. Dai. Ok, dai. Sì. Mettiamo che noi ci fossimo sentiti un'oretta prima della partita, e se io avessi detto a tutti e due: sai Valentino, sai Danilo che alla Juve gli danno due calci di rigore? E tu, voi che cosa mi rispondevate? Una parola sola: probabile, forse, sì, può essere, sì. Non è escluso, no? Sì, sì. Okay. Se io avessi chiesto, ma nonostante questo la Roma non perde la partita, voi che avreste detto? Vabbè, possibile. Grande Roma. No? Ci credo poco. Mi danno due rigori che non ci stanno. Io comunque non perdo la partita, non dico che la vinco, però dico che non la perdo. Cioè, grande prestazione, ok? Invece capita che viene convalidato un gol che non andava convalidato per quello che riguarda poi la marcatura di Bonucci, e tutti quelli che hanno detto che il gol era regolare. A me francamente hanno fatto un pochettino ridere, ma lo sai perché? Perché si dice Skorupski vede partire il pallone, ok, però non Skorupski stesso, al di là del fatto che non vede poi la palla in tutto il suo viaggio, perché certo, certamente la palla è incontro il corpo di Vidal, lo stesso Skorupski, dicevo, non sa e non può sapere quali sono i movimenti di Vidal.
Certo. Vitali sta davanti, però Scolupsi non sa se questo va a sinistra, a destra, va davanti, va indietro, gli comincia. Allora io vi faccio un altro ragionamento molto semplice e molto, molto banale, diciamo così. Nel caso in cui Skorupski avesse, ma è difficile insomma, avesse visto comunque partire il pallone, sì, e poi Vitella gli stava invece proprio davanti, attaccato quasi, che fai? Non era fuori gioco perché comunque Skorupski aveva visto partire il pallone? È assurdo, spiegato, no? È assurdo. Conta la posizione di Vidal dove sta o conta la posizione di fuori gioco in assoluto? Cioè, no, tra, conta tra se disturba o no il portiere, quello è il discorso. Esatto. Io andrei ancora un passo indietro. Secondo me sì, secondo i soloni, alcuni soloni del regolamento arbitrale probabilmente no, e allora va bene così. Mimmo, ma tra l'altro perdonami, io andrei a fare ancora un passo indietro, perché correggimi se sbaglio, l'interpretazione dell'arbitro arriva dopo il fischio eventuale, la bandierina alzata eventuale del guardaline, cioè sì. Il problema più grave qua è che il guardaline non ha mai alzato la bandierina per segnare questo fuorigioco, cioè poi l'interpretazione è dell'arbitro, è quello che ha fatto a Monitotti perché è andato insultato sotto lo spicchio del culo, ma questo è grave perché è proprio prendere intenzionale, cioè capisci, cioè, vabbè, la norma dice che poi l'arbitro è in termine. Siamo sull'arresto, ma ancora presto, dove vai in pausa? Ah, che ne so, io in pausa. Volevo aiutare. Ti serve un minuto di pausa? No, assolutamente, no. Io sto qua a fine delle tre, poi ti dai di dure perché poi no. Oddio. In tutto questo però, quello che dipingiamo, la Roma sta zitta, nel senso non prende. No, la Roma non sta zitta. La Roma, bravo. Io continuo a sentire quelli che sono molto vicini alla Roma che fanno comunicazione, continuo a dire che è un comportamento di classe perché con il silenzio la Roma ha messo sotto scacco la Juventus, perché è stata data una grande dimostrazione di classe, perché la Juve è stata costretta eccetera eccetera a comportarsi in questa maniera perché doveva giustificare dei torti eccetera eccetera. Io rispetto tutte le opinioni, ma ci mancherebbe altro, sono un grande rispettone sotto questo aspetto qui, però mi continuo a dire tra me e me che comunque la partita te l'hanno rubata, che tu c'hai tre punti in meno e che probabilmente il tifoso a Roma è avvelenato perché hanno rubato la partita, quindi dico probabilmente, ovviamente facendo dell'ironia, e quindi forse quando ci sono queste situazioni qui andrebbe affrontata la faccenda in un'altra maniera, forse pubblicamente in un'altra maniera, se poi dopo sono così bravi a fare le cose in privato che, come posso dire, nelle segrete stanze del palazzo governato da vecchio Lotito si sono fatti sentire, hanno fatto fuoco e fiamme per rivendicare le proprie posizioni, benissimo, manco mi interessa saperlo, però dico che pubblicamente forse, ci metto pure un forse perché non voglio essere sicuro di quello che dico, il tifoso si aspettava una reazione magari un po' più decisa, il fatto di usare la classe, il bon ton, va tutto bene, però a me la partita sempre mi hanno rubata, Sì, questo non cambia purtroppo, Che dobbiamo fare? Allora, però aspetta, se tu dici così, cara Catoni, o Catoni cara, sì, vuol dire quasi che tu mi stai per dire tanto che te lamenti a fa, tanta la partita l'hanno rubata. No, io dico lamentati, è giusto, invece te lamenti, no, però purtroppo non deve essere così. Perché allora te rubi la partita, non te lamenti, te rubi la partita, te lamenti, le cose cambiano, e allora è difficile trovare una soluzione, capito? Secondo non te devi lamentare, devi soltanto far capire. Esatto, chiede rispetto, non è che te mi puoi trattare così, insomma. A me, per esempio, è dispiaciuto che nessuno della Roma abbia detto, in riferimento a un consigliere della Juventus che si chiama Pavel Nedved, che ha detto Totti parla così perché non ha mai giocato una grande squadra, ci fosse stato uno della Roma che ha detto come ti permetti di dire che la Roma non è un grande club, è per stile. Questo. Ma perché? Cioè, che cosa si lega? Quale amicizia, quale rapporto, quale bon ton, quale classe si lede se uno dice una cosa di questo genere? Non questo, penso questo. Allora è buono tutto, cioè sul contrario Roma si può dire tutto, per secondo me no, certo. O se comunque se qualcuno dice tutto poi aspetta che io rispondo, però no, allora, ma BMD è grande club coloro che gestiscono una società che permette a un tifoso di scavalcare a meno uno che sta in panchina dalla panchina avversaria, perché poi se no fa quelli troppo buoni. Non ci si guadagna mai, Mimmo, lo sappiamo. Non ci si guadagna mai, dico. Lo sappiamo bene. La pausa. Ora c'è il break. Esatto. Tra poco. E eccoci, Mimmo. Siamo di nuovo in diretta. Siamo tornati? Dove eravamo andate? Ti pensi? Siamo rimasti qui. Ma merenda io. Ma dai. Stiamo facendo delle mie merende frammentate. La quarta merenda che fai? Quant'è? No, la prima. Facciamo delle merende frammentate tra te e te. Prima di te, durante te, dopo te. No, perché
hai dato un destro sinistro. Però te, stai esagerando, io te lo dico. Ma la verità, ha fatto prendere. No, mi sono dovuto riprendere, Mimmo, perché mi hai riportato lo sconforto. Perché mi stavo dimenticando. Cioè, mi stavo dimenticando di quello piano piano, quello che è accaduto. Mai dimenticare, oh bello. Bravo. Come fai a dimenticare? Se tu dimentichi, sei fregato. Vincono sempre loro. Che devi fare? Però c'è chi vuol dimenticare, quello che E chi è? Oh? No, Allegri, Marotta, un po' tutti. Bonucci, mi sembra che ci Agnelli, sia... Emma Winter. Chi è che può dimenticare? È un po' tutti, Mimmo, pure da ste parti. Pure da ste... non so da che parte. Come parlate così, capito, criptici voi due. No, non è criptico, però insomma, vabbè, senza tornarci. Può dimenticare? L'abbiamo sviluppato, si vuol voltare pagina, si vuol spegnere le polemiche, deve. Io non lo so. Si deve voltare pagina senza dimenticare però quello che è accaduto, Perché sennò la prossima occasione dumpete, te le danno un'altra serenata e te dici ok, ma che c'è? No, non però posto. Per la tua esperienza, Mimmo, paga protestare? Cioè, al contrario. No, non si tratta di protestare. Non si tratta di andare lì e sbatti i pugni, ma date rigore, no. Si tratta in questi casi, secondo me, affrontare la situazione in un'altra maniera, lo ripeto. Tu puoi anche baccagliare, diciamolo in un termine italianissimo, no? Tu puoi anche baccagliare, puoi anche far casino, puoi fare pure lo schifo. Dove ti parla a te in qualsiasi sede. L'importante però è che tu, se a te dicono, caro Danilo Sabatino, ti chiami così? No, però se vuoi, se vuoi. Cosa ridi? No, Dio, non Danilo mi chiamo. Sabatino. Non mi chiamo così. Non vale una lira perché lo non sappiamo. Hai mai lavorato in una grande radio. A lo te però un po' il chicca ronzo oppure te la fa passare. Ma guarda, io ti prendo, cioè io per strada li dico continuamente quando qualcuno si permette di darmi del computaccio. Vabbè, però, questo. Cioè, sono fatto male io non accetto insulti, provocazioni. Il rispetto. Esatto, il rispetto. Io non voglio che allora, dopo il famoso fallaccio di Deschamps, anzi di Gaudieri su Deschamps, perché non venne punito dall'arbitro Messina. La partita successiva la Roma ebbe un calcio di rigore a favore inutile, inventato a Lecce, e venne tirato da Di Biagio. Io, che ero a Lecce, pregavo dentro di me che lui lo tirasse fuori, perché dicevo non è possibile che te danno il contentino e queste cose qua. Quindi a me non mi servono i contentini, tu mi devi dare quello che mi aspetta, come diceva un giocatore, no? Vecchio, sì, noi chiediamo solo che ci venga dato quello che ci aspetta, non abbiamo così, no? Sì. Lo ripeto anch'io, la Roma deve sperare che le venga dato quello che le aspetta, capisci che ti voglio dire? Cioè, se c'è calcio di rigore contro, perché è calcio di rigore, bene, se c'è calcio di rigore per me me lo devi dare, non perché improvvisamente c'è un discorso per cui qualcuno deve essere in qualche modo tutelato, per non dire favorito. E se lo fanno, secondo me una società deve dire oh, fermi tutti, però tutelate anche noi, nel senso tutelate i nostri tifosi, tutelate la gente, capisci? Sì, secondo sì. me questo è il punto, senza fare tanti isterismi, però mettere le cose in chiaro, mettere le cose in chiaro. Però io mi rendo perfettamente conto che c'è una nuova linea filosofica che accompagna la Roma e forse io non sto pienamente in linea con questa linea filosofica, nel senso che io per mio carattere difficilmente porgo l'altra guancia, ma molto difficilmente, e non sono molto, diciamo così, disposto a porgerla. Quindi se tu, diciamo, te ne approfitti di me, fai qualcosa che non devi fare, io innanzitutto non me lo scordo e sta tranquillo che te lo sottolineo, non so, te lo faccio notare, ecco, questo volevo. Questo è giusto. Andando avanti, senza per questo dimenticare, ovviamente, però giustamente una partita passata, per quanto non si dimentichi, il campionato continua. Detto che per me non è un campionato assolutamente chiuso né finito, come magari molti scoramenti poi ci fanno pensare, ti chiedo anche, secondo te questa Juventus, io capisco che tu adesso a mente fredda mi dici ho difficoltà a capire quando e con quali squadre, vista anche la mancata competitività del campionato, possa perdere punti. Non pensi che dia qualche piccolo segno di cedimento possa esserci già in maniera embrionale? Come no, il cedimento, perché allo Juventus Stadium domenica scorsa si sono affrontate due squadre, una delle quali la Juventus non aveva ancora mai preso un gol in campionato, ne ha presi due, tu dici ha preso due gol, magari no? Forse non è riuscita a vincere la partita, no, invece l'ha vinta, perché dove non arriva la Juve arriva chi gli dà una mano, o deve essere ancora più chiaro? Sì. No, è chiarissimo quello che dici. Allora, tu come sulla base di questo principio, cara Valentina, come puoi pensare che la Juventus perda punti? Dove? Contro chi? Cioè, danno due rigori a favore di Juventus Cesena, due rigori a favore del Cesena? Cioè,
io mi gioco casa che nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione del genere, i due rigori sono fa Juve. Cioè, mi spiego? Sì, sì, ti spieghi, però io... E allora che dobbiamo fare? Eh no, io beh, penso però che intanto... se uno dice queste cose è pericoloso per il mondo del calcio. No, ma per carità, tu non sei pericoloso, no, non è stato pericoloso il capitano. Se è pericoloso, okay. Sono pericoloso pure io. Però penso anche che quest'anno vada vissuto... Pensa a chi mi sono paragonato, Danilo. Oh, mamma mia. Oh. Mamma, mi perdonerà mai. Quanta audacia. I pedoni del campo dei cecchignori, mi perdoneranno. Penso di sì. Quanta audacia. Speriamo, dai. Però ho capito che darti per vinto oggi... Perché... Io non mi do per vinto, io voglio analizzare i fatti, Valentina. E se io non analizzo i fatti per quelli che sono realmente, e se però analizzo i fatti e poi dico vabbè, non dico niente, oppure è giusto così, oppure do un atteggiamento non aggressivo rispetto alle aggressioni che ti fanno a te, probabilmente non, il campionato è finito. No, tu fai benissimo analizzare i fatti, ma ci mancherebbe, però dire sarà sempre così è come darsi per vinti subito, comunque arrendersi assistenza, cioè se no allora giochiamo l'anno prossimo direttamente, io ti voglio dire, Mimmo. Uguale, allora. Perché ma il momento in cui tu devi fare una partita che vale 6 punti, perché quello valeva, torna a ripetere, se stanno 3 calci di rigore, 2 dei quali fasullissime, sono tutte e due a fuori della Juve, tu che devi pensare, Valentina? Dimmi che devi pensare. Ma io penso che ci hanno rubata, ma questo mi sembra ovvio, ma non posso pensare che sarà così per tutto il campionato. Preferisco pensare che nel momento in cui Allegri, io preferisco pensare, Mimmo, che nel momento in cui Allegri comincerà a far scricchiolare questa squadra, perché secondo me la farà scricchiolare questa squadra, non sarà tutto l'anno in grado di vincere le partite anche con gli aiuti arbitrali. Questo voglio pensare. Probabilmente se no me ne vado in vacanza adesso. Roma. Però ti dico, nel momento in cui tu vai a giocare una partita vera da 6 punti, dove tu non ci arrivi, te ci fanno arrivare. È chiaro che non te parlo di Juve Cesena, con tutto il rispetto, Juve Empoli, Juve. Certo, sì, sì. Quello che ti pare a te, capisci che ti voglio dire? Sì, sì. E quella le vinci perché sei più forte. Quando tu magari sei sullo stesso livello del tuo avversario, che potrà capitare in 3-4 occasioni, sì. Sei più forte, sei meno forte, come le partite saranno 3 o 4 le partite, tra andata e ritorno saranno 6, 7, 8, 10, a seconda anche del momento in cui poi si giocano, a seconda delle situazioni dell'uno e dell'altra squadra. Se tu non ci arrivi e ti aiutano, e allora come fai a non rivincere il campionato? Allora ci arriviamo secondi pure quest'anno. Perché se questa era la partita in cui bisognava vincerla perché sei più forte, se tu l'hai vinta non perché sei più forte, ma l'hai vinta perché stavano 3 gol irregolari, allora Totti ti dice, allora arriviamo secondi pure quest'anno. Ma infatti ci sta. Quello, ma sotto un certo aspetto non fa una piega, eh. Ma ci sta che poi il campionato, tra l'altro, a caldo, e dopo 23 anni di Roma ti dica, io ma ho capito come va. Ma non è Valentina, adesso l'hai detto di adesso. Dopo 23 anni. Esatto, ma io lo capisco allora. Perfettamente, cioè ha riassunto il pensiero di tutti noi che da una vita seguì a Roma, ogni volta va così, allora poi c'è destro pure di Piagnoni, ma lo capisco perfettamente, ma non è che dico che è un pazzo. Ma che me frega, però ti voglio dire, voglio io Piagnoni che altro. Ma per carità, che sarà che so ottimista di natura, voglio sperare che capiti una partita in cui la Juventus senza l'aiuto dell'arbitro non vince e che quell'arbitro quel giorno invece di fare come Rocchi domenica, se vergogni un po' devo essere io quello che per l'ennesima volta aiuta questi, ma perché? Quando tu eri bambina, cara Valentina, già andava di moda ed era questa. Ecco. Che sa fa la Juve? 0-0. Che ha sbagliato il rigore. Mannaggia, è tornata di grande attualità. Di grande attualità. Grandissima attualità, capito? Maledizione. Ma adesso io vorrei mandare un abbraccio veramente caloroso e affettuoso a tutti i tifosi della Juventus che sono all'ascolto e che so che mi odiano, ma insomma io non ce l'ho assolutamente con loro, ma questo tengo a precisarlo. Del resto a me fa piacere che anche i tifosi di altre squadre che non siano la Roma sentano la radio. Se magari qualcuno evitasse di andare oltre le simpatie, sarebbe anche meglio, però va bene così, ci sta, dai. No. Io non difficilmente faccio 0-0 e non me danno mai rigore a favore. Proprio perché non fai 0-0. Senza 2 più un gol irregolare. Proprio perché non fai 0-0. Io con te mi vorrei pure analizzare però il momento. Nel attenzione, senso. No, nel senso che tu dici il campionato è finito perché devono. No, arrivare... io non dico il campionato è finito. Tu mi mettete in bocca cose che non ho detto. Ah, ok, allora ho capito male. Dove li perdi i punti la Juve? Ok. E quando gioca contro la diretta rivale, magari da 6 punti dove non ci arriva, la panna arriva, allora mi faccio queste domande. Ok. Allora, magari Sassuolo Juventus, e noi siamo qui a fare tanto i fenomeni, a parlare male del Sassuolo, magari gli fanno 4 gol. Mm-hmm. No, il discorso è... Uno casca dal letto, però si sveglia. Sì, sudatissimo. Io ti faccio l'avvocato del diavolo, no? Ho detto che la penso come te. De Vecchi, una volta c'era Walter De Vecchi, sì. Un mediano del Milan, che era laureato in legge, e ce l'avranno fatto
dai 400 ai 412 mila titoli sui giornali, l'avvocato del diavolo. Bellissimo. O come Stendardo, quando giocava alla Lazio, sì, che era laureato, l'avvocato difensore. Bellissimo, bellissimo. Che fantasia, che fantasia. Di giornalista. Ha ragione, lo dito. C'ha ragione Lodito, c'ha ragione, siamo una brutta razza. Madonna. Però chi ti dice, non si può parlare di malafede o di campionato falsato, perché non è più come non è più Calciopoli, non è più Moggiopoli, cioè non c'è quel sistema lì. Se non c'è quel sistema lì, che sistema c'è? Cioè, se non c'è. No, c'è il sistema di un arbitro che, come ha detto Totti, ripeto, due episodi dubbi, se può dare, se può dare, è stato dato. Quindi, fa come le pare. Non c'è sistema, non c'è niente, c'è errore dell'arbitro. Però guarda caso, se uno sbaglia sempre a fuori dell'uno e mai dell'altra. Quindi fa come le pare, caro Danilo, dai. No, rimane. Prova di te la risposta, io ho finito le parole. La risposta è no, la implicita, risposta è che devi continuare a giocare, perché. Certo. Perché questo devi fare. E devi battere immediatamente il Chievo, anche, sai perché cosa? Per dimostrare che tutte le chiacchiere che noi stiamo facendo anche oggi, quasi a distanza di una settimana, sono chiacchiere che avevano avuto un valore, perché, come posso dire, stanno a testimoniare la forza della squadra della Roma. Però se tu non batti il Chievo, poi dopo troverai coloro che ti dicono, vabbè, allora, però se non batti il Chievo ancora si rimpiangi i tre punti di Torino. Ma no. Capisci come stanno a chi sta bene? No, ma come è successo lo scorso anno? Ma che te lamenti che sei arrivato 17 punti solo? Certo, però quando io ho fatto 10 vittorie di fila, e doveva averci 12 punti di vantaggio, stavano lì perché una volta il fuorigioco del derby, una volta quell'altro, una volta il gol annullato a Paloschi, perché io non mi dimentico, io non mi dimentico, perché è anche tra i miei compiti quello di ricordarmi le cose. Allora l'anno scorso, quando eravamo in trasmissione, c'era il professor Ubaldo Righetti che diceva 30 punti su 10 partite sono tanti, sì, ma sono pochi quelli che tu c'hai di vantaggio, sì. Perché se tu fai 10 vittorie di fila, è impensabile che c'è 2 o 3 punti sulla seconda, specie se la seconda veniva da un momento molto difficile. Tutti sappiamo perfettamente quanto fosse difficile il momento iniziale della Juventus. È vero. E adesso poi dice fine a 17, lo so che fine a 17, Beh, hai lasciato pure molto c'è andare, manco un dubbio, però che Pallotta vada in televisione a dire che si lamenta la Roma perché se arriviamo secondi, Totti ha detto che volete, se arrivati secondi una volta a 17 punti di distacco, ho capito. Non te sta bene. Quelli so, ma vediamo come sono venuti fuori questi 17, però. Vabbè. No, te volevo fare, un'ultima. Un'ultima però. Al limite per oggi. Poi non è neanche detto, perché magari tra un po' ce ne mette un'altra, non ti lasciamo neanche andare. Vai. No, dicevo, secondo te, a questa Juventus, dopo che per la prima volta, insomma, da ormai tempo immemore, una squadra è entrata in casa sua e gli hanno menato. No, ha dimostrato che avrebbe vinto la partita, perché al netto degli episodi, la Roma è questo quello che ha dimostrato la Juventus, di giocarsela non a armi pari di più e di potersi portare a casa il risultato violando questo stadio ormai imperturbabile da chi che sia, al di là della spavalderia dimostrata in televisione, gli verrà un po' il braccino per capire che non è l'unica, oppure l'arbitro rinforza tutto? No, secondo me non ha braccino perché in casa sa la comanda e fa come pare sempre e comunque, altrimenti non avrebbe vinto 22 partite di fila allo Juventus Stadium. E quello è un dato che insomma ti deve, non è che sono 22 partite positive, cioè poi mette in pareggio una vittoria, no, sono 22 vittorie di fila. Mamma mia. Ma lì è così, Pure quello perché sono bravi. Prendi la pacchetta in testa, capito? Esatto. Pure quello perché sono bravi. Se tu in quello stadio hai la possibilità di convincere un guardalinea a segnare all'arbitro di ammonire, oppure di farti assegnare un calcio di rigore a favore, benissimo. Come fai a non vincere partite? Manco se arriva a, che ne so, il galo della Sarà di tempi belli, che ne so, che poi arriva. Diciamo che ci sono la metà delle partite per perdere punti, perché quella della Juventus sono già assegnati. Tu pensi che non è così, che, caro Sabatino? No, io lo penso, ho pure detto. E allora? Sabatino è convintissimo che sia così. Sabatino oggi è sabato. essendo sabato. Mimmo, ma lo sai che potremmo non perdere Gervinho e Keita a gennaio, perché la Coppa d'Africa non so se si giocherà. Il Marocco ha chiesto di rinviarla, questa epidemia che insomma in Africa sta preoccupando, non soltanto in Africa, sta preoccupando un po' tutti, e occorre vedere in questi casi, sai che cosa, l'organizzazione, perché il governo marocchino, perché la fase finale si deve giocare in Marocco, e in questo caso però per esperienza ti dico che più che il governo marocchino contano gli sponsor che sono legati a questa manifestazione, per cui se sono stati investiti tanti soldi
poi alla fine si trova la maniera di dire che è tutto a posto e non c'è problema. Detto questo, ma passando da un argomento molto diverso, io ho preso parte ai mondiali in Sudafrica nel 2010, sì, e mi ricordo come si diceva in quel periodo che c'era massima attenzione per quello che riguardava l'ordine pubblico, no? Nel senso che si temevano qualsiasi tipo di attentato contro qualsiasi tipo di nazione, oppure proprio per focalizzare l'attenzione durante una manifestazione così vista e di così grande importanza in tutto il mondo. Ebbene, ricordo a tutti, io ero presente, che la prima partita l'Italia l'ha giocata contro il Paraguay, sì, a Città del Capo, e che un gruppo di giornalisti italiani è tranquillamente entrato nello spogliatoio del Paraguay prima della partita, perché nessuno gli aveva detto dove si andava in tribuna stampa e nessuno che avesse impedito a questo gruppo di giornalisti di entrare, lo ripeto, nello spogliatoio del Paraguay. Un po'. E quindi poi ti dicono no, si può giocare perché l'Ebola è tutto a posto, poi va a capire se è davvero così, se gli sponsor, quelli che mettono i soldi, vogliono far giocare la manifestazione. Non so se ho reso l'idea, sì, sì, perfettamente, il fattore economico al fine di una manifestazione di questo genere, anche a fronte di quello che poi succede intorno a te in tutto il mondo. Ricordatevi l'11 settembre, ricordatevi Roma Real Madrid, quindi va bene così, si è giocato perché si doveva giocare. E vabbè, vediamo un po' come andrà. Mimmo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Domani siete chiusi, sì. Noi siamo aperti, però non ti disturbiamo. Ah, ok, vabbè. Domani sei chiuso. Riposare. Sei chiuso tu. Ci sentiamo lunedì, sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo, grazie. Ciao.